Umpalumpa ragazzi, oggi vi faccio un po' di chiarezza sulle classi di Medal of Honor Warfighter. Qui analizziamo innanzitutto gli sblocchi dei vari, in alto a destra potete osservare gli sblocchi delle varie classi, quindi lo Switchblade, il mortaio per il cecchino, l'artigliera missilistica, l'artiglieria missilistica e il pilota della Apache che vi dà anche peraltro il trofeo. Poi passiamo praticamente agli sblocchi dell'assaltatore, quindi mortaio da 60 mm, missile guidato molto utile, bomba a grappolo e infine abbiamo praticamente il pilota della Apache, questo è base per tutti. Per il demolitore invece M32, arma fighissima, SMAV come livello 2, livello 3 abbiamo il robot Musa, tosto anche questo, anche da distruggere, poi pilota della Apache. Artigliere, trasporto Black Havoc, MK19, poi possiamo avere, abbiamo praticamente l'MH60 da Black Hawk e pilota dell'aereo, poi incursore Raven, il mortaio Airbust e praticamente il Little Build, l'elicotterino di canali di Nosher e pilota. Per il comando, disturbatore radar, Dragonfire e poi la 10 Vorto e infine sempre la Apache. Sostanze, questi sono quelli d'attacco, poi esistono anche quelli difensivi, però io li uso onestamente soltanto in determinate tipologie di gioco, per esempio quando dobbiamo proteggere le bombe e via dicendo. Cecchino, classe cecchina. Utilizzo, qui abbiamo fatto, ho fatto un'uccisione con la G18, la Glock 18 utilizzata in anche utilizzo molto in Battlefield. E in Medal of Honor l'unica cosa, il problema è che per ricaricare i figli miei ci vuole veramente, dobbiamo aspettare Pasqua, oltre a Natale anche Pasqua. E, poi l'arma che utilizzo qui è il Macmillan TAC 300 e in questo caso vi sto facendo vedere una cosa molto utile, che è praticamente lo spotter a distanza, cioè praticamente avete una sorta di dio che parlante, di padre eterno parlante, che vi dice da dove stanno arrivando i nemici. Vedete, se mirate vi si stringe l'angolo di spotter, se non mirate si allarga l'angolo di spotter. Poi però tutto è fighissimo, però poi reso tutto vano dal fatto che uno, l'arma prima di sparare, porco Giuda, ci vuole veramente non so quanti secoli, cioè prima mi fanno diventare veramente un cecchino prima di... vabbè. E poi secondaria cosa, i colori di questa cazzo di mappa in particolare, ma in generale tutti, cioè in Medal of Honor già lo potete vedere inserendo il disco, è un gioco con colori arancione, rosso e arancione, i nemici sono contornati di rosso, per cui attaccate un po' al tram quando incontrate un nemico, frequentemente fate io perlomeno, delle cazzate assurde, perché praticamente non lo vedi, non riesci a vedere quel cazzo di nemico. Qui utilizzo, ho sbloccato questo Switchblade, che figo dirlo, e già mi stavo gustando una tripla, invece l'albero naturalmente lo potevo beccare soltanto io, perché bene sì, quando piovono i missili dall'alto l'albero non si distrugge ma blocca il missile, va bene. La granata è una sorta di granata trappola che la mette a terra, i nemici ci passano, dovrebbero morire, in realtà muoio soltanto io, perché ogni volta che io piazzo la trappola esplode, il nemico resta sempre con 9% e poi mi incula sempre, non lo so perché ragazzi, non me lo chiedete, ma in effetti è così. In questa serie di partite ho utilizzato il cecchino, poi sono riuscito a sbloccare anche il mortaio, per cui poi eventualmente ve lo faccio vedere, quindi poi vedete, no, eventualmente in effetti ve lo faccio vedere come i mortai, però sono uguali poi a quelli dell'assaltatore. E se dovessi consigliare, classe consigliata, sì, no, ni. Vi direi ni, perché è una classe tosta, mentre in Battlefield 3 in effetti la possibilità sostanzialmente di andare a utilizzare un'arma di difesa personale, per esempio, vi permetteva magari di utilizzare un cecchino un po' più rush, più assalto tra virgolette, anche se non è un aggressive sniper, un aggressive recon, però in effetti vi permetteva di fare le kill anche con il cecchino. Qui invece no, qui va attaccate ragazzi, se sapete usare il fucile da cecchino, se no veramente vi attaccate e al solito tram. E qui faccio una doppia con lo Switchblade, tant'è che sblocco poi anche il mortaio, lo utilizzo un po' a cazzo giusto per farvi vedere come funzionava, però in effetti ho fatto una cazza, perché lo potevo mettere in conservare e mettere in un punto più utile per fare delle kill. L'arma, come potete vedere, me l'ha prestata Hello Kitty,
perché quindi sui toni del rosa e del viola oggi mi sentivo un po' frou-frou mentre sceglievo il colore di quest'arma. È una quindi classe consigliata solo a chi è tosto con i fucili da cecchino. Assaltatore, io utilizzo l'HK416 come arma secondaria alla Summer P226. Utilizza mo classe utile perché ci sono le granate, quindi non come il cecchino che deve piazzare questa cazzo di trappola. E poi la lanciagranate da 40 mm, che Dio solo sa se riesce a uccidere. Cazzo, io vedo che gli altri fanno delle quadruple, delle quintuple quando utilizzano. Io in genere massimo che riesco a uccidere un nemico. Avevo provato, sì, no, l'ho ucciso col mortaio. Lui mi ha ucciso, non so con che cazzo mi ha ucciso, però mi ha ucciso, ragazzi. Vi sconsiglio di utilizzare queste armi in genere su Medal of Honor senza mirare. Ho letto infatti che è stato praticamente una scelta dei giocatori, dei produttori, di annullare una sorta di, tra virgolette, chiamiamola così, di mira assistita. In realtà c'è la mira assistita, però è diversa dagli altri giochi. Per cui spesso potrete, cioè, se non andate in una, guarda il nabbo che nasconde, si nasconde, vabbè. Dicevo, spesso se non mirate, potete anche consumare un caricatore del cazzo addosso al nemico, vi può anche benissimamente uccidere. La pistoletta qui, prima di uccidere la pistoletta, ecco, devo sparo nelle palle. In genere un soldato sarebbe morto, no, invece quello ha le palle d'acciaio, quando si soddisfa un uomo con le palle di ferro. L'assalto è molto utile, classe che vi consiglio assolutamente per diciamo una fase iniziale per fare punti. Demolitore poi. Utilizzo la KS74U, arma strafighissima anche in Battlefield, e anche qui è strafiga. L'arma secondaria, la Vischer 1911, la pistoletta 1911, esiste anche in Battlefield se non sbaglio. Ma la cosa figa del gioco è questa, ragazzi, proprio questa, l'armatura balistica, cioè un'armatura che vi rallenta peggio di un bradipo. Cioè io giocando la prima volta l'ho messo, ho visto un bradipo che mi ha una tartaruga che mi ha superato, mi hanno superato, mi hanno dato della lumaca. Per cui vabbè, però nonostante tutto, ragazzi, vi dà un vantaggio rappresentato in termini di salute, perché come potete vedere, quando calate l'armatura balistica è come se aveste un'altra vita. Quindi è vero che la tartaruga è più veloce di voi, però avete un'altra vita come i gatti. Ma la cosa figa di questa classe è proprio questa, ragazzi, gli sblocchi, l'M320, l'M32, scusate, lo SMAB, sono cose fighissime per distruggere veramente un demolitore. Demolisce il Cioè vi spacca il culo se vi becca il demolitore. Però ecco, i punti deboli è lento, però proverò ad usarlo nel tentativo di sbloccare la Pash, perché per il trofeo peraltro. È una classe quindi consigliata soprattutto quando vi volete divertire a fare gli immortali Highlander. E quindi vi volete divertire ad aprire i culi alle persone. Però come potete vedere, appena vi becca il nemico, cioè dopo un po' salta l'armatura balistica e perdete un po' di salute, iniziate a perdere la salute. Però cioè, ragazzi, se poi avete un compagno che vi rianima, non come questo deficiente, non so chi sia, che proprio ora lo vedete, non, cioè, mi passa vicino, c'ho il 9% di vita, però lui non, no, non preme quel cazzo di quadrato. Va bene, oggi sono un po' volgare, ma perché mi fanno innervosire. Lo SMAB, io ricarico di munizioni tutti, però gli altri a me naturalmente non mi si inchiappettano proprio. Detto questo, qui faccio un'uccisione praticamente con lo SMAB. Mentre poi lo SMAB, ecco qui possiamo ammirare la non distruttibilità del Frostbite 2. Cioè lo SMAB, come in Battlefield, becchi sulla casa, gli cade la casa, muore. Invece no. Poi qui, ragazzi, non lo so perché, se era un lag, ma i nemici non morivano. Per cui, vabbè. Altra classe da analizzare è l'artigliere. L'artigliere utilizzo l'HKMG4, ma la cosa figa dell'artigliere sono le granate a grappolo. Granate a grappolo che praticamente vi cioè lancia queste tre mini granate da 40 mm, mi sembra. Ecco come potete vedere, e lo uccido il ciccino qui, muore, sì, mini granate V40. Penso che 40 sia riferito al diametro delle granate a frammentazione, boh, non lo so.
Qui e in effetti, vabbè, qui si è sbagliato, cioè automaticamente Medal of Honor decide che se tu hai finito una partita con una determinata classe, la puoi cambiare, lui automaticamente te la almeno una volta nel gioco te la riporta la classe che avevi scelto, che avevi con cui avevi finito di giocare la passata partita. Vabbè, poi diciamo che Medal of Honor era meglio, alcuni hanno detto che era meglio di Battlefield 3. Sì, ma è proprio meglio di Battlefield 3, sì. Qui il problema di questa classe sono, cioè la cosa figa di questa classe, oltre alle granate a grappolo, sono quest'arma da 1140 1000 colpi, però ha un, come nel il supporto in Battlefield 4, ha un enorme rinculo, ragazzi, per cui è sconsigliata per chi non riesce a controllare il rinculo. Per esempio, in Battlefield 3 odio l'eccessivo rinculo, quindi spesso, tranne quelle là dei pacchetti aggiuntivi, in particolare quelle di Close Quarter, che mi piacciono tanto, poi in genere però non uso tanto. Qui ho sbloccato, praticamente ho chiamato io il Black Hawk e avendolo chiamato io mi mettono alla guida della torretta. Posso fare, faccio degli assist e delle kill. E per cui l'elicottero ha una certa vita, di quasi 1000 punti vita, diciamo, boh, non lo so. Ha una certa vita che va incontro a, per cui per prima ad abbatterlo ci vuole. Però nonostante tutto non vi considerate immortali quando siete all'elicottero. Scusate il singhiozzo. È il bello della diretta, ragazzi. Perché dicevo, non vi sentite immortali, perché vi possono benissimamente beccare o un cecchino o un M320 di un assaltatore e vi attaccate al ciccio perché passate all'altro mondo. Altra classe che poi vorrei analizzare è l'incursore. L'incursore, praticamente utilizzo la K103, ma l'arma secondaria è la cosa più figa di questa classe, che è praticamente l'870, cioè il famoso fucile a pompa utilizzato anche in Battlefield 3. Soprattutto dai meno pro. No, scherzo, i fucili a pompa sono delle armi, così come se non se ne fa un abuso, in effetti è utile anche quelle armi. In effetti, dicevo, la cosa brutta però di questa classe, non mi piace tanto, però in effetti voi mi potete dire, ragazzi, Marco, l'incursore si chiama così perché devi aiutare nell'incursione i suoi amici, scusate, e in effetti sono gli sblocchi sia d'attacco che di difesa. Per esempio il Raven, cioè, che ci dice la posizione dei nemici, quindi questo è utile, però ai fini dell'uccisione, della distruzione, non è tanto utile. In ogni caso vi dà dei punti anche se i vostri, diciamo, qualcuno uccide mentre è segnalato dal vostro Raven. E dicevo, anche in questo caso abbiamo granate a grappolo. E un consiglio che voglio dare: innanzitutto andate su chi gioca a Medal of Honor, andasse su Backlog e si segnasse, cioè scrivesse la propria nazione, così quando gioca sblocca dei gettoni che, se si clicca su nazione in Backlog, potete assegnare alla vostra nazione, e quindi vi aiuta sostanzialmente, aiuta la nostra nazione a fare dei punteggi, una classifica, una cosa carina di Medal of Honor. Un'altra cosa, quindi ogni inizio di partita vi darà dei gettoni in azione, che praticamente potete utilizzare per far progredire la vostra nazione. E un'altra cosa, state sempre vicino al vostro compagno, perché qualsiasi cosa faccia il vostro compagno, cioè qualsiasi uccisione, conquista, vi dà dei punti aggiuntivi, sì, qualcosa di poco, tipo 10-20 punti, però meglio di niente. L'ultima classe, poi, mentre qui andiamo ancora con le immagini sull'incursore, è, dicevo, l'ultima classe, il comando. È la classe che ho utilizzato per più tempo io, ed è quella con cui mi sono divertito di più e con cui ho fatto punti all'inizio, per cui vi consiglio di utilizzarla soprattutto all'inizio, ragazzi, insieme magari all'assaltatore. È una classe caratterizzata, io utilizzo la K103 o il DDM K18. Sono delle armi a 31 colpi, con un rinculo abbastanza regolato, ma la cosa fighissima della classe e che praticamente vi dà una sorta di come aiuto, una sorta di scansione, di scanner di prossimità, che vi dice per pochi secondi la posizione esatta dei nemici in giro. L'unica cosa che non mi piace di questa classe è il bug che ho riscontrato in quest'arma che sto usando ora, cioè la DDM K18, dove vedrò se sarà anche di altri, proprio di una questione di mirino, cioè il cerchio dell'arma spesso esce
fuori dall'arma. Non lo so come sia possibile, per cui questo però mi danneggia parecchio, soprattutto nel momento in cui miro, perché non vedo più il mio mirino, che invece mi dovrebbe aiutare a mirare bene. Altra problematica di questa classe, e che non mi piace sostanzialmente, è data dal fatto che, la classe cioè è dato dagli sblocchi, tranne il secondo. Il primo non mi piace tanto, il primo è una sorta di disturbatore radar, quindi non fa vedere il radar ai vostri nemici, però tutto sommato non è che a me sembra tanto, non è che mi piace tanto più di tanto. Però è un'arma che consiglio, quindi, all'inizio, soprattutto per fare punti. Io utilizzo anche la classe svedese, perché avendo giocato a Battlefield mi ha sbloccato automaticamente la classe svedese. Ragazzi, io spero che vi possa essere piaciuta questa guida alle classi di Medal of Honor Warfighter, e mettete un bel mi piace. Ciao ragazzi!